al 68 sui mobili banca. È una battuta, ma è una battuta anche qui del tutto logica. Io vorrei che seguisse questo mio ragionamento come fosse proprio un ragionamento di logica. Non può morire. Protesta sperplexa, non può morire, perché il padre, se non altro nella figura del genitore, non può morire. Ma esiste una figura di genitore che non rivendichi anche potestas? Può esistere? È dato, ma soltanto nelle fantasie. Quindi c'è il padre, ma certo c'è il padre in queste condizioni completamente nuove. E cosa avviene se il padre invece vuole ancora rivendicare, il padre che non potrà mai quindi ridursi a un morto passato? Dio è morto. Perché se non altro la sua funzione genitoriale, ma Gesù dice odia tuo padre, genito. Ma odiarlo vuol dire riconoscerlo, anche odiarlo vuol dire riconoscerlo, vuol dire che c'è, che non è morto. Un morto, sì, ma in effetti c'è sì di odiarlo. L'odio è una, come l'amore, è una cosa attiva. Deve esercitarsi su un altro. Quindi non ha senso dire che è morto il padre, che è assente. C'è. È assente quella figura. Se è crissata completamente, potrà mai tornare. Ma certo cambierà l'ego. Dovremmo entrare in un nuovo ego perché si ritorni a qualsiasi forma di autentica patria potestas. Dovrebbe annullarsi tutta la storia che abbiamo visto di figlio e madre e figlio, eccetera, eccetera. Quindi ora c'è il padre, ma c'è il padre in questa situazione di crisi. C'è il padre in crisi, molto più che la madre, infinitamente più che la madre. Perché la madre ha di fronte, se non altro, l'esigenza, l'istanza storicamente fondamentale destinata di rivendicare il proprio spazio accanto al figlio e nei confronti del padre. Quindi molto più in crisi. La madre c'ha, sembra avere un futuro, mentre il padre, come padre potestas, sembra essere lì soltanto a rivendicare una sua autorità spenta. Quindi la sofferenza del padre, del maschio, è molto più acuta. È molto più acuta, è molto più radicalmente in crisi in quest'epoca. È evidente, e non può essere diversamente. E quindi le grandi figure di un padre che rivendica una auctoritas, una potestas che non hanno più. E questo è il tema di Amleto dell'Amletica. E cos'è quel povero fantasma? Dice, guarda che sono tuo padre, devi fare quello che ti dico e l'altro. Sì, lo farò, ma però insomma anche tu sei un pezzo d'inferno, mica che sei? E poi io perché dovrei fare la vendetta? Perché dovrei entrare in questo circuito di sangue, di vendetta, che è tutto natura, no? Le coefore e Eschilo, natura, è la natura che mi obbliga appunto a questo gioco di vendetta, su vendetta, eccetera, eccetera, è tutto naturale. Perché dovrei io, figlio, entrare in questo tuo gioco, tutto paterno, tutto della tua natura, tutto del tuo passato? Sei un fantasma, perché mi rompi le scatole? Vattene, liberami. Non è così. Sono indeciso, ma non sono indeciso perché sono indeciso, sai, perché sono indeciso perché sono metafisicamente indeciso. Dove devo stare? Sì, devo obbedire, tu ci sei, sì, come un fantasma, ma ci sei, mi hai generato. Ma mi chiedi qualcosa che non mi appartiene più per nulla, perché io non appartengo più alla tua natura. Le figure del padre hanno sempre questa dimensione, no? Oppure altra dimensione del padre, è Shakespeare che è il grande autore, no, di queste vicende, no? Perché tutto affronta queste vicende con una, come dire,
con una intuizione straordinaria dell'epoca e dei conflitti dell'epoca in cui viviamo, no? senza minimamente mettere in campo, che sarebbe, renderebbe tutto pesante, tutto macchinoso, senza mettere in campo tutte le analisi di carattere appunto teologico, storico, che vi sto facendo vivo, no? Sono intuizioni del genio che vede la cosa senza bisogno di mediazione concettuale, quelle di Shakespeare, no? Questa è la sua forza, la sua grandezza straordinaria. Vede questo grande dramma che caratterizza il nostro ego direttamente, come le vedesse in mente lei, come fosse un'idea platonica, no? Ecco, allora c'è l'Amleto nel rapporto con il padre, che vede vendetta, ma non fa vendetta Amleto, sì, poi alla fine tutti muoiono, ma al di fuori di ogni suo progetto non riesce ad eseguire la vendetta, muoiono per caso, casualmente. Occasione, Kairos, il figlio non obbedisce più in alcun modo al padre, la vendetta non è l'atto di un'obbedienza alla volontà del padre, è caso. Ma anche i padri che sembrano più nobili, il padre della tempesta, padre del tutto impotente, un mago, ma cosa fa quel mago? Ha cambiato il mondo? Ma non cambia niente, sta nella sua isola, si diverte con anche lui con i fantasmi, è un fantasma anche lui, tutto sommato, e modifica qualcosa, ma non modifica nulla. Nelle ultime scene drammaticissime, le ultime battute della tempesta, no? Voi capite perfettamente che tutto tornerà come prima, che non cambierà assolutamente nulla, che ci sarà il Kratos, il potere, la violenza del potere, ci saranno forse qualche anima bella in più e ci saranno i maghi impotenti come Prospero. E si potrebbe continuare, oppure ancora più drammatica la figura di Lear, il padre impazzito. Il padre che non capisce più nulla, che è diventato un folle. E dove sta la follia vera di Relì? La follia vera di Relì sta nel voler ancora auctoritas e potestas, no? Perché questa è la sua follia. Questa è la sua sfida nei confronti di tutte le figlie. Io voglio continuare ad essere autorevole e potente come prima, gratuitamente, senza avere gli strumenti e i mezzi del potere. Voi mi dovete amare, dovete riconoscermi come potente, autorevole, gratis, gratuitamente, come Enea riconosceva suo padre Anchisere. Ma hai cambiato il mondo, Lear, ma non capisci niente, sei un pazzo. Nel mondo attuale può soltanto chi ha i mezzi, chi ha i soldati. Questa è. Richiede la follia di Lear, sta appunto non aver capito assolutamente la nuova dimensione in cui il figlio si è completamente liberato da ogni naturale potestas e autoritas del padre, non è? Sono libere tutte, è libera anche Cordelia, anche lei è libera, perché se ne va, si sposa, se ne va, non sta lì a seguire il mago di suo padre. E questa follia porta tutti alla distruzione, alla dissoluzione, questa follia di non capire che cosa? Il mondo, perché quando non capisci il mondo in cui vivi, ti perdi, sei perduto. Quindi il padre, appunto, vedete, questa come le grandi figure, no? Le grandi figure del padre, che entrino in questa epoca, subiscano queste straordinarie trasformazioni, entrino in questa straordinaria crisi. Sono tutte figure di crisi, non muoiono, perché non può morire, ma come si fa a combinare pacificamente questa potestà perplexa? Sono conflitti continui, che di volta in volta possono trovare accomodamenti, così come di volta in volta possono cadere in tragedia. E vorrei chiudere con l'ultima figura, a me particolarmente cara, che è un autore che tra l'altro è presente non per questi motivi, non strettamente per questi motivi anche nel mio libro in Amletica, e che è Kafka. Perché quale immagine più evidente di questo dramma, di quella grande opera di Kafka che è La lettera al padre? La grande lettera al padre. Che cos'è se non
la più drammatica immagine della, di una potestas paterna, di una patria potestas, che vuole ancora esercitarsi laddove ha perso ogni senso, di una patria potestas che pretende ancora di essere tale, anzi di avere autorità, autorevolezza, laddove questo ha perso ogni senso. Io direi che è davvero il grande, per certi versi, il grande analogo del relir, no? Che cosa avviene in questa lettera? Beh, credo che molti di voi l'avranno letta, no? E questo genitore, che pretende ancora di essere pater di Kafka, della famiglia di Kafka, si atteggia a Dio, e Kafka, nella sua magrezza, vede questo padre potente, grande, monumentale, lo vede proprio in questo suo atteggiarsi a Dio. Il padre Dio diventa che cosa però? Diventa un demone destituito di ogni aura. Sì, Kafka lo vede come un Dio, tra virgolette, ma ha perso ogni autorevolezza questo Dio, no? Ha perso ogni aura, appunto, di potestas patria. Attenzione, padre privo, Kafka lo sottolineo, di ogni tratto materno. Quindi, di nuovo, un padre che non ha capito nulla, cioè che non ha capito che è impossibile non riconoscere, non affiliare alla potestas la donna. E battersi su una trincea sbrindellata, fatta a pezzi, indifendibile. E quindi un padre che alla fine gioca, recita, così come recitava tutto sommato anche il fantasma di Amleto, e Amleto stesso, non faceva to do, ma to act, non fa, Amleto non fa, recita. E quindi anche lui, anche questo padre di Kafka alla fine che cos'è? È un grande commediante. Ma un commediante che recita qualcosa di osceno agli occhi di Kafka, no? Ecco, questo padre che vuole ancora recitare alla patria potestas, si presenta monumentale come un dio, in realtà è un demone miserabile, osceno. A tavola si doveva badare solo a nutrirsi, ma tu invece ti tagliavi e pulivi le unghie, ti frugavi nelle orecchie con un stuzzicadenti, tu invece, eccetera, eccetera, no? Patria potestas, affermazione della legge, tu legibus solutus. Ma cosa vuoi recitare ancora al padre legibus solutus, miserabile? Ma cosa vuoi recitare al padre legibus solutus? Non ne puoi essere capace. Diventi appunto un demone osceno, fragile, cieco, che colpisce i figli. Padre, questa, che tende a renderli inadatti alla vita, no? Kafka, per mascherare la propria impotenza, che maschera la propria libertà, il proprio essere passato, quindi la condizione massima di libertà, l'essere passati, no? Impedendo al figlio di diventare libero, castrandolo, tu che sei una divinità castrata. E copre la vergogna del proprio inesorabile essere passato con la vergogna del figlio che non sa liberarsi. Grande, grande dramma, davvero conclusivo di questa vicenda che ci si presenta in questa formidabile breve opera, che poi tale non era, chiaramente, come sapete, destinata alla pubblicazione, eccetera. Era davvero una riflessione di Kafka, uno sprofondamento di Kafka nel suo inferno, come forse non gli era mai capitato di tentare e di sperimentare. Il padre, quindi, lì ci si presenta questa situazione limite, certo, ma
per capire bene le cose, gli sviluppi, bisogna sempre avere sullo sfondo le condizioni limite, se no non capisci nulla di ciò che avviene, se non hai sullo sfondo le condizioni limite. La condizione limite, ma realissime e rappresentanti in modo assolutamente, un padre passato, una patria potestas completamente passata, che tuttavia non vuole tramontare, che resiste. E l'unico effetto di questa resistenza qual è? Quello appunto di castrare il figlio, di non renderlo libero. Non certo l'effetto di ribadire una propria patria potestas e una propria auctoritas, impossibile. Ma l'effetto realissimo di impedire al figlio di liberarsi. Questo è l'unico effetto di questa, di questo, di questa recita del padre a Dio demone. L'unico effetto. Un effetto che nulla può fare per rendere attuale di nuovo la patria potestas, e ha invece un effetto diabolico nel legare il figlio. Nel legare il figlio ad una sua condizione servile, a impedirgli di fare la propria vita, come dirà Kafka, no? A impedirgli di accedere allo spirito di figliolanza, allo spirito di chiotesia. E tuttavia, e qui chiudo veramente, e tuttavia, se questa carrellata ha un senso, cosa dovremmo trarne alla fine? Dovremmo trarne alla fine non certo una morale, no? Che non esiste in queste cose, ma fare una riflessione che se tutto quello che abbiamo detto ha un senso, allora la via per liberarsi non può essere quella di liberare una di queste figure, una delle figure che abbiamo toccato. La libertà può essere soltanto della libertà di tutte queste figure in un loro straordinario riconoscersi reciproco. Perché se il figlio vuole mettere a morte il padre, e non solo le conseguenze appunto illogiche, perché il padre non può metterlo a morte, ma le conseguenze logicissime, che si aprirà una lotta, Shakespeare di nuovo, tra i figli, maledetto. Sarà una lotta tra i figli per assumere l'eredità del padre. I figli si metteranno in lotta tra di loro, il fratricidio, la guerra civile europea permanente, che ha scatenato la Novitas Christiana, una guerra civile permanente. Inevitabile, logicamente, una delle condizioni inevitabili. Si aprirà un'era di conflitti, che potranno avere gli armistizi, non delle paci. Ma allora, se questo è vero, e allora l'unica via per essere liberi sarebbe quello di liberarci reciprocamente in un reciproco riconoscimento. Sì, c'è il padre, ma non può esserci più patria potestas, perché c'è la madre, perché c'è il figlio, e il figlio erede ancora quando il padre vive, perché tu padre devi consegnare da vivo tutto nelle mani del figlio, ma devi riconoscere anche la potestas della madre, e bisogna riconoscersi reciprocamente. Ma è mai possibile questo dialogo? È mai possibile tradurre il conflitto, il polemos, in dialogo? Bisogna tentarci, probabilmente, se si comprende che logicamente non è più possibile l'affermazione di alcuna potestas unica. Non è possibile. L'affermazione di una potestas una in questo ero non è possibile. Ma si chiuderà questo ero, si chiuderà. Machiavelli lo pensava, no? Certo, si finirà. Perché un ego, gli diceva come? Diceva che un ego effeminato. Il cristianesimo è effeminato, la virtus. È giusto, aveva ragione. Ci ha messo dentro la donna, la potestas. Aveva ragione. Dobbiamo ritornare alla patria potestas. Machiavelli diceva, questo ego finirà e tornerà la virtus. Roma è lì, Roma si è eclissata, ma torna. Eterno ciclo, eterno ritorno. In forma diversa, certamente, ma tornano gli imperi. Torna Roma, tornerà la patria potestas. Lei è un cristiano destinato a chiudersi, la grande profezia di tanto rinascimento, no? Di Machiavelli, del Bruno. Quindi non è che queste cose non siano state pensate,
Può essere che la patria potestas sia eclissata. Io credo che sia morta. Io credo che sia passato passato. Ma non il genitore, non il padre. Ma il padre può sopravvivere soltanto rivendicando la sua passata patria potestas e farà la fine del padre di Kafka. Con il rischio che il figlio faccia la fine di Kafka. Perché non tutti i figli poi, facendo la fine di Kafka, scrivono Il castello e il processo. Quindi qual è la via che il figlio probabilmente, che anche quel figlio probabilmente indicava? Il nomo stessa Gades, la legge sì, ma la legge dell'amore, la legge del riconoscimento tra queste figure, una partecipazione nell'amore di quello che anticamente si diceva potere, ma sai ancora potere? Mi direbbe Nicolò. Ma tesoro, cosa stai dicendo? Credi che il nome stessa capo abbia qualcosa a che fare col potere? Ma dove vivi? Mi direbbe Niccolò. Quello non c'entra niente con il potere, perché il potere è una lotta per il potere, è una lotta perché si affermi uno. Non è uno spazio nel quale tu dialoghi, è uno spazio in cui tu lotti per affermarti e mettere gli altri a tacere. E aggiungerebbe, perché le tue filosofie sono diverse. Quando tu ragioni in filosofia, cosa vuoi ottenere se non mettere a tacere l'altro e avere ragione? E allora come concludo? Non concludo. Questa epoca è giunta a un punto che ci consente di comprenderne queste contraddizioni, queste lacerazioni, questi conflitti. E quindi quando tu comprendi qualcosa sei già giunto a quel limite, quindi sei nelle condizioni di trasgredire quel limite. Questa è l'unica speranza, cioè che io ritengo che la comprensione di quest'epoca ci permetta di trasgredire quelle diverse figure nel loro isolamento, nel loro voler essere assolute, di cui io ho raccontato. Quindi questa è la... Poi non ho alcuna ricetta o alcuna strategia da indicare. Mi scusi, se è un effeminato vorrebbe dire gentile, paziente. Se Evo effeminato, età effeminata, volesse dire gentile,
paziente, calma, tranquilla, comprensiva, non sarebbe auspicabile che non tornasse la virtus, ma tornasse la virtus, ma rimanesse un evo effeminato? Ma in parte l'ho detto, ripeto, la virtus è la figura che si accompagna alla patria potestas, è indissolubilmente legata alla patria potestas, quindi ne avrà, ne subirà tutto il destino. Quindi è chiaro che bisognerebbe avere, se non vogliamo appunto che la mulier aneli a una muliertus, che non è neanche bello come non è bello neanche come latino maccheronico, oltre a non essere latino, è chiaro che bisogna cercare di superare quell'orizzonte, quel limite che è segnato dalla virtus, che fa tutt'uno con la patria potestas, perché patria potestas può avere soltanto il virtuoso. Virtus, poi più che virtuoso, vuol dire il vir nel pieno della maturità, in grado di essere genito, di comandare un esercito, di comandare una famiglia, di comandare. Vuol dire questo, non virtuoso nel senso che non ruba, che è buono, c'è lui che può comandare, in modo relato, può comandare. Questo è il vir, è la virtù del vir. Ma anche per Machiavelli effeminato voleva dire questo. Certo, voleva dire questo, ma diceva, ma voi con potere siete terminato, ma l'hai mai visto? Voi l'avete mai visto? Io no. Questo è il problema. Hai mai visto un potere gentile? Pure può essere, no? Il potere del figlio potrebbe essere gentile. King, kind, sono la stessa parola. Perché no? Stessa radice. Il figlio potrebbe assumere il regno ed essere gentile. Sì, una domanda, mi scuso dell'eventuale banalità della cosa. Il cristianesimo è stato presentato come l'evento che ha portato all'allontanamento del potere del padre materiale nei confronti del figlio, diciamo. Quello che mi chiedevo è, anziché essere una semplice conseguenza, può essere visto invece come il fatto che il cristianesimo aveva avuto la necessità, la premessa che vi fosse l'allontanamento del padre, del genitore naturale, nei confronti del figlio prima di potersi affermare. Il cristianesimo ha avuto bisogno, per potersi affermare, prima di stabilire questa premessa, di allontanare il figlio materiale dal padre, per poi poter dire, tu fai capo a un altro genitore. Questa non è una semplice conseguenza che si è fermata nel tempo, ma è la necessità che ci ha voluta, la necessità di eliminare sul invece di tutta prima. Credo di non aver capito, cioè credo che sia molto, molto evidente la dialettica, no? Padre non è semplicemente il genitore, padre è colui che mi ha reso perfettamente erede, ed avendomi reso perfettamente erede condivide con me il potere, è tutto molto chiaro. Quello è il padre. Quello è il padre di cui io sono il logos, e il logos è prosteon a enarche. La teologia poi elabora questo concetto che è il Vangelo di Giovanni, questa idea del Vangelo di Giovanni, la elabora, ma secondo me in termini perfettamente fedeli. Poi linguisticamente potrei vedere che assume concetti, categorie proprie della filosofia classica, tardo-antica, tutto quello che vuoi, ma è perfettamente logico. Cioè, o tu togli il prologo di Giovanni, o come vuoi interpretare, il logos che si è fatto carne, ha fatto exegeto e ha fatto esegesi, l'unica esegesi del Dio Padre, è il logos che si è fatto carne, si è fatto uomo, eccetera, eccetera, storicamente in modo determinato, non si è fatto uomo così, come potevano apparire uomini dei classici, no? Sotto Tiberio, sotto Ponzio Pilato, cioè nomi, cognomi, indirizzi, anni, giorni, luoghi, uomo,
uomo. Quell'uomo lì è il logos, e il logos è prosteon, ed è teos en arche, fin alle origini. Quindi una perfetta partecipazione, una potestas totalmente condivisa. Questo è il punto, questo è il punto fondamentale. Questo è il punto. Io riconosco padre e dico padre mio a quel padre, a quel padre. Tu genitore mi viene a dire che sei mio padre, vattene. O meglio, vuoi essere mio padre, diciamo in termini secolarizzati, vuoi essere mio padre, sì, come lui, perché tutti dobbiamo essere come il padre dei cieli. Siate, conclusione delle beatitudini, siate teleio, siate perfetti, telos, siate compiuti come il padre dei cieli. Esigenza da due soldi, come è evidente, no? Perfetti umani. Tu padre, vuoi che io ti obbedisca come obbedisco lui? Sì, perfetto come lui, se no vattene, vai via. Come può entrare in questa analisi e con quale lettura quella che nel cristianesimo è la terza persona della Trinità, lo Spirito? Perfettamente, perfettamente bene, perché la terza persona è la relazione. Ma è conflittuale? È la relazione che permette che non vi sia conflitto. Lo Spirito è precisamente quella persona che permette che non vi sia conflitto nella relazione, ma il fatto che vi sia una terza, anche qui dal punto di vista teologico, i grandi padri, quelli che hanno fatto Nicea, Costantinopoli, eccetera, che avevano letto filosofia classica e platonismo fin sopra la testa, hanno capito, no? Perché quella relazione, come fa a non essere una relazione? Come fai a concepirla come una relazione che escluda il conflitto? Occorre dare al tema della relazione una figura straordinaria, non basta dire la relazione, occorre addirittura una persona da collocare all'interno della concezione dell'idea del divino. Ma in fondo anche la teologia più seria della famiglia, la teologia cristiana più seria della famiglia dice la stessa cosa. Dice che l'amore all'interno delle figure che compongono la famiglia è garantito soltanto poi alla fine da un dono di grazia. Perché se vuoi escludere la possibilità, perché non vi sia conflitto, perché in ogni momento il conflitto non sia risolto attraverso armi, stizzi, Occorre la grazia. Credo che chiunque di voi, parecchi di voi, vivranno in famiglia lo sanno: senza la grazia in famiglia è difficile andare d'accordo, no? Nel sentir parlare la mancanza del padre, e visto il rapporto tra virgolette con il padre, mi chiedevo se è possibile fare un raffronto tra la politica di oggi come il padre e i figli, noi cittadini, se c'è questa. A me è venuto nella frase, capito, mancanza, mi è venuto questo rapporto, mi chiedevo se lei ci vedesse anche. Possiamo dire in generale che ogni potere, ogni potestas che non sia di relazione, che non sia nomen relationis, è impossibile nel moderno contemporaneo, assolutamente inconcepibile e impossibile, ma anche nelle grandi idee medievali è così. Anche nell'idea di Dante, no? Anche l'impero di Dante non è l'impero di uno solo, non è assolutamente l'impero di uno solo, è una unità, un
maternità, che simbolicamente si può rappresentare anche in una figura, ma è fatta da molti che si riconoscono attraverso un vincolo, che poi è un vincolo anche di amore, perché nella monarchia di Dante non c'è soltanto il realismo politico, il realismo, l'utopia politica, ma c'è anche. Il monarchia lo scriveva negli stessi anni che scriveva anche la commedia, il paradiso, né? Quindi hai voglia tu di districare, ma comunque ogni idea di anche l'assolutismo è così, no? Perché l'assolutismo come è giustificato in Hobbes, eccetera, è giustificato, e ancora di più in Spinoza, è giustificato nel senso che nasce da un patto e quindi riconosce il potere dei molti, perché senza il riconoscimento dei molti nessun potere è legittimo. Quindi sono tutti poteri perplessi, tutti poteri che escludono una sovranità assoluta, e quando uno vuole egemonizzare come potere assoluto viene defenestrato sempre in modo più o meno tragico, facendoci patire tutti gli inferni di questo mondo, ma dalla coscienza europea, cioè dall'ego europeo cristiano, perché appunto poi cristianesimo significa Europa, no? Europa e Occidente, e adesso forse anche pianeti. Come giudica l'immagine del padre che immola il figlio al Dio, alla divinità? Ma non immola niente, questa è una visione che non ha senso. Lui accoglie, accetta, è suo, e lo dice continuamente, io lo faccio, lotta, perché certo vorrebbe fuggire il calice, ma lo dice continuamente, eccusa, io l'ho fatto, io l'ho voluto, io lo voglio, io lo assumo. Non è un sacrificio, non è un immolare. Questa visione sacrificale del cristianesimo è l'opposto del cristianesimo, è esattamente l'opposto. È lui che vuole liberare quel suo sacrificio che lui assume su di sé, che lui vuole, che lui vuole, che lui agisce. Questa è la figura di Gesù, non la figura di uno che viene immolato. Qualche altro intervento? Ringraziamo Massimo Caccialli, ringrazio voi e mi permetto di ricordarvi che c'è la possibilità di acquistare i suoi libri all'entrata e con la cortese disponibilità all'autografo ove lo desideriate. E mi permetto quindi di ricordarvi anche i nostri successivi appuntamenti. La fabulazione di Marco Fagotti al Circolo Termine di Macerata alle ore 22 e Donne di Marca, spettacolo io con Rosetta Martellini e Andrea Bella, Galleria Antichi Forni alle 22.30. Vi aspettiamo quindi per gli appuntamenti di domani, potete verificare tutti gli incontri sul nostro sito. Grazie.